diretta dalla nave di Castiglion Fiorentino. Questa settimana seguiamo il campionato Under 17. Lorenzo riceve la Paganese, una sfida di alta classifica. Vediamo un po' su questo traversone da parte di Stellato, anche anzi Stellato è il limite dell'area. Rullo che ci prova. Ecco il pallone che filtra e finisce in rete per il vantaggio della Paganese. La deviazione vincente di Barretta. Barretta ha trovato il gol e quindi Paganese che passa in vantaggio al 24esimo. Arriva il gol, anzi 25esimo, arriva il gol di Barretta, che tra l'altro sta mostrando anche una maglietta verso il pubblico. Tanto Brandi, un po' di campo, qui voleva forse una giocata anche dei compagni che non è arrivata. Attenzione al rilancio, c'è D'Ambra con il portiere Marocco che era uscito, poi no, attenzione, la porta è vuota e la palla in rete per il raddoppio di Cerrone. Qui un patatrac della difesa dell'Arezzo, perché prima non è Marocco, aveva accennato l'uscita, poi non era uscito e poi la palla sostanzialmente ridata alla Paganese con il portiere dell'Arezzo Marocco ormai lontano dalla porta. Qui c'è stato un malinteso tra il portiere e i suoi difensori. Ne ha approfittato Daniele Cerrone per il raddoppio della Paganese. Parte la parabola direttamente sul portiere. Guadagno che arriva prima, saranno fiondati in due su di lui, tra cui Zaccaro. Pallone recuperato ancora dall'Arezzo con Zaccaro. Zaccaro avanza, prova a puntare, salta al diretto avversario, cara pollice, Zaccaro cross teso che attraversa tutta l'area, raccolto dall'altra parte per Romanelli. Romanelli prova a passare, ne mette un altro in mezzo, colpo di testa d'Inghilterra. Arezzo che insiste con Brandi, poi Uscetta, e qui Zaccaro fa tutto bene, aveva saltato pollice e poi forse a quel punto doveva concludere o crossare, diciamo, in modo non così violento, tanto da andare dall'altra parte. Sono finiti anche i 5 minuti di recupero. Rinvio di Guadagno e l'arbitro fa terminare qui la partita. Vince la Paganese 2-0 qui in casa dell'Arezzo. Per la Paganese è la terza vittoria consecutiva dopo il 4-0 alla Viterbese, il 5-2 alla Racing Roma. Arriva anche il 2-0 in casa dell'Arezzo. Tutto nel primo tempo, il gol di Barretta sugli sviluppi di un calcio di punizione a sinistra e il 2-0 di Cerrone. Come diciamo, per l'Arezzo gara complicata fin dall'inizio, una Paganese che ha giocato una gara quasi perfetta, ha concesso praticamente poco o nulla, ha trovato il gol al momento giusto e poi è stata concentrata fino alla fine, non ha concesso grandi possibilità all'Arezzo, che dunque incappa in quella che è la ben quarta sconfitta consecutiva dopo quelle con Andria, San Benedettese e Viterbese. Arriva anche questa con la Paganese, l'andata invece era stato l'Arezzo a vincere 2-0 e la Paganese che ha ricambiato visita con risultato invertito. Andiamo a sentire adesso l'analisi di Beppe Fogasassi. Insieme a mister Beppe Fogasassi, una gara molto complicata quella di oggi. No, vabbè, sapevamo che è una squadra che in classifica era davanti a noi, quindi sapevamo che sarebbe stato difficile. Poi ci abbiamo messo del nostro, come purtroppo ci accade spesso ultimamente. Abbiamo spianato la strada e, pur avendo fatto un secondo tempo con tanta volontà, però non siamo riusciti a raddrizzarla. Ecco, tra l'altro, magari se non fossero arrivati quei due episodi, no? Perché prima sulla punizione, poi il patatrac sul secondo gol. Sì, magari sai, è il calcio che è fatto di episodi. Abbiamo avuto qualcheduno fortunato, era un periodo che gira così. Domenica scorsa è stata una partita incredibile, oggi per come si è venuta, chiaro che non meritavamo nel primo tempo, però insomma, se vai a riposo sull'1-0 poi la partita sicuramente è da giocare in un altro modo. Ripeto, siamo questi, stiamo in questo momento vivendo delle difficoltà, soprattutto a concretizzare la manovra,
e anche oggi insomma, abbiamo creato poco davanti, anche se poi nel secondo tempo abbiamo perlomeno messo tanta buona volontà e questo ci deve accompagnare per tutto l'arco del campionato, quindi anche all'inizio, anche nel primo tempo, non nel secondo tempo. Infatti l'atteggiamento del secondo tempo è migliore e lo spirito è quello di Zaccago che ha avuto, no, fino alla fine, corre da tutte le parti. Sì, no? Ma non è... Lo so che non è solo lui. Però non è soltanto Zaccago, devono farlo tutti, quindi magari uno lo fa con un pochino più di idee confuse, uno lo fa un pochino più lucidamente, però non mi è piaciuto il primo tempo, penso che si sia visto perché devo fare tre cambi, per me è una cosa insolita. È chiaro che non è che erano colpevoli quelli che sono usciti, è per dare alla squadra un'altra sferzata, credo che l'abbiano avuta perché perlomeno sotto il profilo della determinazione, della voglia, hanno combattuto e questo devono fare. Come abbiamo fatto domenica scorsa a Viterbo, dove sicuramente siamo usciti penalizzati da episodi. Oggi è successo lo stesso, però insomma al primo tempo potevamo farlo meglio.